Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene. Buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo stamattina il Vangelo di Marco, capitolo 3, versetti 7 a 12. In quel tempo Gesù con i suoi discepoli si ritirò presso il mare e lo seguì molta folla dalla Galilea, dalla Giudea e da Gerusalemme, dall'Idumea e da oltre il Giordano, e dalle parti di Tiro e Sidone. Una grande folla, sentendo quanto faceva, andò da lui. Allora egli disse ai suoi discepoli di tenergli pronta una barca a causa della folla, perché non lo scacciassero. Infatti aveva guarito molti, così che quanti avevano qualche male si gettavano su di lui per toccarlo. Gli spiriti impuri, quando lo vedevano, cadevano ai suoi piedi e gridavano: Tu sei il figlio di Dio. Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. Parola del Signore. Ecco, Marco ci fa vedere Gesù impegnato nel contesto umano, cioè vede l'uomo e realizza i miracoli, compie i miracoli. Questi miracoli compiuti vengono per testimoniare la presenza del regno di Dio, la presenza del Messia in mezzo al suo popolo. Dio aveva fatto una promessa che lui stesso scenderà a guidare il suo popolo, quando leggiamo il profeta Ezechiele. Ecco, Gesù Cristo dunque realizza questi miracoli come segno per dire, ecco, guardate, adesso tutto cambia. Dio prende possesso, diciamo, del suo popolo. Dio viene a regnare sul suo popolo. Dunque, la folla, logicamente, guardando i miracoli, la folla dovrebbe capire chi è Gesù Cristo. Non soltanto seguirlo per compiere questi miracoli, per essere guariti come noi. Corriamo dietro Cristo per la guarigione, invochiamolo spesso per dire: Signore, aiutami, Signore, guariscimi, Signore, dammi. Appena che sentiamo un sacerdote a qualche parte che fa l'esorcismo, o che è potente secondo voi, allora corriamo lì. O andiamo a un luogo di pellegrinaggio, è lì questo luogo è potente, andiamo lì. Siamo sempre in giro alla ricerca dei miracoli. Guardiamo l'atteggiamento di questi spiriti impuri. Loro hanno riconosciuto Gesù come figlio di Dio. Ecco dove noi cristiani dovremmo arrivare. Invece di invocare Cristo solo per soddisfare i nostri bisogni, dovevamo pregare Cristo per essere con Lui, vivere con Lui, perché Lui è figlio di Dio, è venuto per te, per me, per noi. Allora, al di là dei miracoli che noi cerchiamo, proviamo di creare un rapporto con Lui, proviamo di creare questa intimità con il Signore. È quello che ci vuole oggi. Non soltanto invocare Cristo perché allora io sono nel bisogno, oggi prego il Signore. Una volta ottenuto ciò che cercavo, abbandono Cristo. Ma Gesù diceva ai suoi apostoli nel Giovanni 15 che senza di Lui non possiamo fare niente. Allora noi andiamo dietro di Lui solo per i miracoli. Cerchiamo di creare questa intimità con il Signore. Cerchiamo di approfondire il nostro rapporto con il Signore. E questo rapporto sarà approfondito nell'ascolto, nella meditazione, nella messa in pratica della Sua parola. E da questa parola arriveranno i miracoli che cerchiamo. Allora, carissimi, invochiamo lo Spirito Santo per aiutarti veramente creare un rapporto con Cristo. Non lo cerchiamo per i miracoli, ma cerchiamo Cristo perché senza di Lui non possiamo fare niente, perché Lui è la via, la verità e la vita, perché Lui è al centro della nostra vita, è il centro della nostra vita. Che lo Spirito ti aiuti. Vi auguro una buona e santa giornata. Dio vi benedica sempre. Dio è buono in ogni momento Dio è sempre buono.